No, mi collego alle ultime parole del relatore proprio sulla qualità delle acque, dice tanto regioni in giù non sono acque per pesci. In realtà i pesci ci sono, però sopravvivono in qualche modo, non hanno una capacità di vita, delle risorse per poter crescere, per poter anche migliorare come qualità e avere una vita un po' più sicura. E ci sono lasche, ci sono barbi, ci sono edani, ci sono carpe e ci sono anguille, nonostante tutto. Purtroppo si vedono quasi soltanto quando arriva qualche scarico, come è capitato di vedere più volte nel fiume, che ti ritrovi tanti di quei pesci che non sapevi che fossero dentro, perché li trovi a pancia all'aria. È capitato sia sul Fiumicello sia sul Musone un paio di volte. Questo logicamente è stato degli interventi, dei versamenti da parte di alcune industrie che poi hanno creato questo disastro, e poi recuperare, come diceva prima appunto Negozi, dall'oggi al domani non basta rimettere i pesci da chissà quale livello. Quello che volevo, il mio percorso, quello che voglio offrire stasera è appunto questi 16 anni al capezzale di questo fiume abbastanza maridotto. Se leggete qua, dal 1994 c'è proprio scritto i volontari al capezzale del Musone, perché il Musone era, oggi insomma è migliorato abbastanza in confronto di allora, specialmente nel tratto in cui abbiamo lavorato. Se vedete in quei cartelli quanta roba abbiamo trovato lungo il fiume, lungo le sponde, dentro l'acqua, contate 2000 metri cubi di rifiuti di ogni genere, ma alcuni rifiuti diciamo pressoché innocui, al di là dello sporco che potevano dare, quindi rovinare quello che stare, tradizione, paesaggio, la realtà, insomma, così l'approccio alla vegetazione, in particolare a prima stessa, ma soprattutto moltissimi rifiuti inquinanti, inquinantissimi, minimo 70 batterie di auto per le piombo dentro l'acqua, le abbiamo tirate via, carogne di animali, cani dentro sacchi, in putrefazione, una decina, barattoli, contenitori per diserbanti e altri prodotti diciamo, agricoli, fitofarmaci di prima, seconda e terza classe, pure lì dentro naturalmente vuoti, però non puliti, da puliti l'acqua e quindi si è sporcata essa stessa. E così è andato a vedere gomme di auto, divani, tutto quello che potete vedere lì e immaginare. Se vedete il terzo quadro, vedete i volontari, noi che dovevamo lavorare con la mascherina in faccia, perché effettivamente c'era un fettore insopportabile lungo tutto il corso del fiume dove abbiamo cominciato a operare, partendo lì dalla zona della confluenza con il Fiumicello e poi man mano andando giù verso i laghi di Campocavallo, finendo giù i laghi di Campocavallo anche di fronte e poi ritornando su dalla confluenza fino a McNeil, Porto di Scordo, diciamo il ponte dell'attuale settentrionale. Abbiamo lavorato per così fitto per 4 anni. Proprio tutti i sabati e domeniche praticamente eravamo in 3, in 4, in 5, a volte in 10, in certe occasioni anche di più, altre ero da solo magari più spesso, specialmente poi a seguire, perché poi l'entusiasmo dei primi tempi, sai, succede sempre che la cosa nuova, poi con i giornali che in qualche modo ne parlavano c'erano afflusso e poi man mano il lavoro si è fatto un po' più continuato costante, però ecco, con la presenza di volontari un po' più ridotta. Ma tutto questo materiale chi è che è venuto? Allora, all'inizio abbiamo cominciato noi con i nostri mezzi, c'era qualcuno di noi che aveva un camioncino, caricavamo e andavamo a San Paterniano alla discarica di San Paterniano. Poi abbiamo chiamato la spera e qui non ce la facciamo perché è troppa roba pesante, ma oltretutto è un costo ulteriore per noi. E allora abbiamo chiesto alla spera che ci metteva a disposizione dei container da 30 metri cubi e ne abbiamo riempiti, non so, 70, 50, 50 metri, insomma, di
ascoltava man mano che procedevamo questo lavoro, contento era lì più o meno disponibile. Non abbiamo qui le foto perché questi cartelli, no, che rappresentano un po' e raccontano questa storia, ci fermiamo al 2001, siamo partiti nel 1993, non ci sono immagini, due cacciatori di Osimo, io ero dei Verdi, ero consigliere comunale per i Verdi, mi chiamano, me e un altro, Marco Mosca, mi va, dicevo, oh, venite un po' a vedere laggiù che cosa c'è nel fiume, voi che parlate tanto di fiume, d'ambiente, di qui e di là, e che c'è, e che ci sarà mai, e siamo andati giù. La mattina di settembre, domenica mattina di settembre del 1993, abbastanza diciamo attrezzati, con stivali eccetera, ci ha fatto entrare proprio, eravamo magari nel fiume, lo avevamo dal fondo, dentro era inaccessibile. Abbiamo cominciato a entrare dentro con i cacciatori, dove i cacciatori vanno perché sono attrezzati, come i pescatori del resto, vanno proprio fino all'acqua, a nessun altro questo che era permesso possibile. E camminavamo sopra il viscido, sopra quello che faceva rumore di plastica, faceva rumore di vetro, faceva, oh, si sentiva un odore che dicevo prima molto acre, e in un secondo dappertutto, man mano che ci muovevamo c'era di tutto, di tutto, di tutto, di tutto, anche di tutto. E che facciamo? Dice, adesso chiamiamo la provincia, la regione, il comune, venite un po' giù a pulire. Parola, ci rendevamo conto benissimo che non sarebbe stato possibile, era da controllare prima tutto questo, era digitale, e ciò non è avvenuto. E allora dice, cominciamo con noi intanto, vediamo un po' che succede, e abbiamo cominciato. E come dicevo, poi queste immagini così testimoniano questo lungo percorso. Però succedeva anche che noi il sabato e la domenica magari pulivamo, no? Impiegavamo il nostro tempo. La settimana dopo trovavamo cose nuove, a che gioco giochiamo? E allora abbiamo cominciato, dico no, qui bisogna fare anzitutto un luogo ben preciso, limitato, mettiamo su una staccionata, due o tre cartelle, e chiamiamo, appena attrezzato e disponibile, chiamiamo le scuole a venire a vedere il fuoco. Un'apertura verso il fiume, ci abbiamo lavorato, era piccolo all'inizio, limitato. E lo vedete giù un po', i primi a venire delle scuole, nel 96 mi pare, sono stati i bambini della scuola materna di Padiglione. Una delle maestre è venuta non tanto attrezzata, si è portata a stivare, è venuta con i tacchi a scatto, però se l'è cavata, non è affondata. È per la disegnarci, fotografata da lì. Allora, da lì abbiamo cominciato anche a fare il teatro e partecipare ad altri, un progetto, Musone, a rivivere il fiume. Questo fiume, se lo abbandoniamo così, è invivibile per noi, per i pesci anzitutto, per gli animali che vivono lì, ma anche per gli uccelli stessi che vanno a beccare cose avvelenate, ma anche per noi. Anche per tutto il territorio, perché da lì viene la nostra acqua, in parte lì parte l'aria, lì bene o male sono collegati a quel fiume gli alimenti, i nostri alimenti, e quindi dobbiamo far rivivere il fiume rivivendolo, accostandoci, avvicinandoci. Una delle prime cose che ho fatto, quella volta c'era il comandante Manfredi, ho insistito presso lui, presso il Sede. Sì, perché giù nei ponti non c'era scritto fiume Musone, nessuno sapeva che ci fosse un fiume lì sotto, c'era qualcosa, insomma, un avvallamento con un po' d'acqua, tutto pieno di rovi, di vegetazione ormai cresciuta con tutta la chimica che era venuta giù, con la terra venuta giù dai campi, con l'agricoltura chimica in particolare, che impermeabilizza i campi, a differenza dei concimi organici che lasciano la terra porosa, quindi impermeabile, poi anche viva, con tutto un insieme di animali che vivevano anche allora, non solo nell'acqua, ma anche nella terra. Me li ricordo di tanti tipi proprio, di animali che scappavano fuori da tutte le parti, insomma, appena si muoveva la terra, quando andavo con mio nonno, mio babbo,
insomma narrare nel campetto già là la storia con il filotrame. Allora, andando avanti abbiamo pensato di cominciare a progettare un insieme dei percorsi, delle aree che vengono attrezzate, in modo tale che cominciasse a diventare vivibile il fiume, abbordabile, acqua stabile, di poter arrivare all'acqua e arrivarci, insomma, piacevole. E man mano ci siamo riusciti.